Ciao a tutti, bentornati al gioco di questa settimana. Vi facciamo vedere un bel gioco molto molto colorato. Siete avvezzi ai colori? Sapete distinguerli velocemente? E se fossero per caso scritti in un modo ma colorati in un altro, che ne so, tipo verde ma colorati in blu? Riuscite a sdoppiare la mente e a giocare a colorati? Vediamo come si gioca. Gioco rapidissimo e super veloce. Via! Bene, quindi andiamo a vedere cosa c'è dentro la scatola di Color Addict. È una scatola molto molto piccola, molto compatta. Si apre anche in questo modo qui. Attenzione, il regolamento c'è, è scritto già direttamente dentro la scatola. Questo ci risparmia un foglietto spazio in giro. Abbiamo ovviamente il mazzo, che è composto da tutte quante le carte, appunto, con le varie scritte diverse. Andiamole a vedere. Spostiamo un attimino questa qui. Abbiamo quindi tutte carte così, appunto, con delle scritte colorate in determinati modi. Ma prendiamo degli esempi, ok? Per esempio qui il giallo è scritto in giallo. Attenzione, le macchie di colore non ci servono, sono solo delle cose per confondere le idee. Oppure sfogliamo più avanti, per esempio qui il nero, attenzione, il nero è scritto in rosso e quindi già un po' la musica può cambiare. Oppure il verde qui è scritto in marrone, quindi proprio si complica veramente tanto il gioco. Ovviamente ci sono le carte anche Joker, quindi dei jolly, diciamo così, e le carte sono fatte tutte quante allo stesso modo. Come si gioca? Il gioco è molto semplice. Ci sarà un mazziere, questo mazziere distribuirà lo stesso numero di carte a tutti i giocatori. Adesso immaginiamo di giocare per esempio in tre, ok? Vengono distribuite lo stesso numero di carte, adesso l'ho fatto così rapidamente. Il mazziere gira la propria prima carta dal mazzo e la piazza al centro del tavolo. Ora, il gioco di base è un gioco senza turni. Tutti i giocatori dovranno iniziare a pescare una carta dal proprio mazzo e cercare di trovare un'associazione, almeno un'associazione, tra la propria carta e la carta al centro del tavolo. Io alcuni esempi già li ho preparati, così vediamo bene come fare degli esempi classici. Per esempio, se un giocatore pescasse questa carta, la può accoppiare con questa, la può sovrapporre a questa, perché nero è scritto in arancione. Quindi qui sopra posso mettere tutte le carte, per esempio, che sono colorate, scritte, diciamo così, in arancione. Oppure posso metterci anche una carta di questo tipo qui, perché è colorata semplicemente di blu. Quindi questa è blu, questa qui è blu, anche se c'è scritto nero e arancione, quindi posso associarla per la colorazione, per esempio. Oppure posso associare proprio per la scritta, quindi posso associare questa, perché ovviamente qui c'è scritto arancione, qui c'è scritto arancione, quindi posso scartarla sopra. Posso poi associarla anche per colore, diciamo così, questa è blu, c'è scritto blu, questa è colorata di blu e quindi posso associarla anche in questo modo qui. Le prime partite, ragazzi, saranno complicatissime, perché ovviamente dividere, diciamo, la mente e cercare di ragionare in questi praticamente quattro modi diversi è molto molto complesso. È chiaro che se ho la carta multicolor Joker posso giocarla. In questo caso qui dichiaro il colore che dovrà avere la prossima carta, diciamo così, e posso continuare a giocare. Ovviamente se io pescando non riesco a trovare un'associazione giusta, continuo a pescare dal mazzo, quindi mi ritroverò ad avere una carta, ad averne anche 4 o 5 diverse. Finché non trovo una carta che mi si associa perfettamente con la carta al centro del tavolo, non potrò giocare. È chiaro che il vincitore sarà colui che riesce a terminare tutta quanta la propria mano e tutto quanto il proprio mazzettino. Il primo appunto che riesce a fare questa cosa sarà il vincitore di Color Addict. Abbiamo poi delle regole addirittura riadattate per i principianti, quindi magari vi consigliamo prima di fare una partita con queste regole. Si seguono appunto queste regole che abbiamo detto fino adesso, ma prendiamo solo le carte che contengono le parole rosso, blu, giallo e verde scritte in qualsiasi colore, ok? Questo è un modo per semplificare il gioco. Oppure regole alternative, possiamo anche giocare a turni, quindi non simultaneamente. Quando è il nostro turno giocherò una carta dalla mia mano al centro del tavolo e pescherò una carta dal mio mazzetto come al solito. Se non posso giocare nessuna carta, è chiaro, posso solo pescare appunto dal mio mazzettino e passare il turno al prossimo giocatore. Quindi questo permette ovviamente di rallentare un pochino un po' il gioco, diciamo così, e quindi di avere più tempo per comunque pescare, per ragionare, diciamo così, su quali carte piazzare. Quindi appunto regole con senza turni di gioco, oppure regole con i turni di gioco. Allora, io non ci vedo più, nel senso che mi si sono intrecciati gli occhi, perché il gioco è un party game, è veloce, le regole sono due in croce veramente, però dovete essere appunto molto molto veloci a fare le varie associazioni, quindi dovete far uscire tutto quanto il fumo che vi frulla in testa dalle orecchie, dal naso, da dove volete,
non dappertutto, e cercare di associare bene le carte. Color Addict lo trovate qui, sempre fisicamente. Se volete facciamo anche una partita rapida, organizzata e quant'altro, e lo trovate anche sul nostro sito online, ok? Facile, corto, brevissimo, super divertente e adatto per tutti. Se siete daltonici, troviamo il modo.